Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Vi ripropongo una puntata su Minecraft perché vedo che vi è piaciuta abbastanza l'altra, la scorsa puntata, quella mi sa di 4-5 giorni fa. Comunque sì, ragazzi, vi volevo far vedere il mondo continuato, ovviamente quello che vi avevo fatto vedere nella puntata precedente, perché l'ho un pochettino ampliato, ho aggiunto alcune strutture. E poi ragazzi, vi volevo dire che ho incominciato anche una campagna, no, un mondo in sopravvivenza modalità difficile, perché io principalmente giocavo in modalità difficile, però mi ha cancellato tutti i risultati, non so il motivo. Infatti se guardo nel mio viaggio difficile, come potete vedere, io sono qui con pochi chilometri di corsa, eccetera, e anche questa cosa mi fa veramente incazzare, ragazzi, perché io veramente ci ho giocato tantissimo. Infatti sono abbastanza indietro in queste cose, quando invece prima giocavo esclusivamente in modalità difficile ed ero anche abbastanza messo anche abbastanza bene nella classifica mondiale di Minecraft per sopravvivenza difficile. Boh, non lo so ragazzi cosa sia successo, però so che mi ha annullato i punteggi e vaffanculo, mi tocca rifarli piano piano. Vi faccio vedere, prima di andare sul mondo che vi avevo fatto vedere la volta scorsa, vi voglio far vedere il mio mondo in modalità difficile che non ho ancora messo ovviamente in creativa. Quindi partiamo subito con quel mondo. Eccoci ragazzi, allora, questa ovviamente sto usando sempre la texture plastic pack. Quindi vedete un pochettino le texture diverse. Secondo me più belline come texture, secondo me. Ragazzi, cosa ho fatto? Ho fatto una casa sotterranea, una casa molto piccola se potete vedere, non è che me ne freghi molto. Ecco la casetta abbastanza piccolina, quindi due letti, poi, vabbè, c'ho un paio di forni, ragazzi, con dell'antracido, eccetera, dove ovviamente mi preparo il polletto arrosto, ragazzi, le bracciole di maiale, eccetera. Poi ovviamente ho tutta l'armatura in ferro, come vi posso far vedere. Sto sempre con la mia armatura in ferro. Poi mi sono fatto i vari recinti con galline o anatre, quello che cazzo sono. Qui sono ancora piccoline perché ho ucciso tutte le loro madri. E vabbè, ho ucciso i loro genitori. Due grandi ce ne sono ad esempio ora. Comunque, ho ucciso i loro genitori. Poi ho fatto ovviamente la coltivazione di grano e meloni, perché così almeno ho un pochettino di frutta e non mangio sempre carne. Qui ovviamente ci sono le mucche, anche loro hanno un bel po' di piccolini. Poi qui devo ancora completare il recinto, c'è solo un maiale, però è più difficile il maiale da raggruppare. Perché? Perché dall'ultimo sì, dall'ultimo aggiornamento che hanno messo, come sappiamo, il maiale è attirato esclusivamente dalle carote. Quindi trovare le carote è un'impresa. Adesso non mi ricordo, mi sa che te li danno di zombie o roba del genere. Però io non riesco a trovarle. Ecco un maiale che sicuramente non verrà, quindi lo ammazziamo. Ci prendiamo un po' di carne. Questi lupi di merda mi hanno rotto il cazzo. Vieni, vieni, vieni. Mi hanno rotto i coglioni i lupi perché ovviamente uccidono le mie pecore e uccidono anche gli altri animali, ragazzi, non credete? Ancora. Bello. C'è qualcosa da buttare? No. Un tavolo da lavoro? Ma sì, dai, buttiamolo. Questa è la mia, ovviamente, il mio cestino della spazzatura. Perché bisogna essere all'avanguardia anche con il cestino della spazzatura. E poi ragazzi, vabbè, cosa c'è di altro? Ah, come potete vedere, lì in fondo davanti a me, ci sono le varie torri. C'è un'altra lì in fondo che sono due torri che mi indicano che ci sono delle, diciamo, delle fratture sotterranee. Ecco, un paio di, ecco, un batuffolo di lana di una pecora morta. Comunque, questi due piloni che vediamo in alto, che vediamo dall'alto, anzi dal basso, sono delle, ovviamente delle torri che mi indicano delle fratture. Come potete vedere giù c'è un Enderman, e poi ovviamente qua c'è una mucca. Ovviamente scompare, fa il dribbling in velocità, l'Enderman e scompare. Tu brutta stronza, dammi un po' di carne e un po' di pelle, va. Allora, e poi niente ragazzi, alla fine questo è il mondo in creativa, cioè in creativa, in sopravvivenza difficile. Io me la sto giocando, se qualcuno di voi magari mi vede online, mi chiede di giocare in questo mondo, cioè mandatemi un messaggio, ditemi, mi faresti entrare nel tuo mondo? E io ovviamente vi faccio entrare, tanto più cosa faccio? Alla fine la monotonia su Minecraft per Xbox 360 sappiamo che è questa: uccidere animali, andare a scavare un pochettino di diamante, prendere l'oro, il ferro, eccetera, e poi tornare nella base.
Però vabbè, a me diverte, ragazzi. Poi quando ho la possibilità, con molti materiali, magari legno, eccetera, creo le strutture. Chi vi ho detto, chi mi ha visto negli altri video di Minecraft avrà visto il mio castello dove avevo fatto i primi 100 iscritti, eccetera. Quindi, ragazzi, ce n'è di roba. Ne faccio di roba e la farò sicuramente quando avrò più materiali. Quindi, ragazzi, questo è il mondo in sopravvivenza. Spero che vi sia piaciuto. Adesso passiamo al mondo che l'altra volta vi ho fatto vedere che avevo fatto in creativa. Eccoci di nuovo nel mio mondo creativo. Ovviamente vi capiterà, anzi, vedrete subito la prima struttura che ho creato. E anche questa struttura, ragazzi. Allora, prima di a vedere queste strutture qui nuove, come potete vedere, chi si vuole fare un tuffo per morire può morire tranquillamente, va abbastanza in alto. Questa è la creazione del mio amico, che probabilmente nel video precedente non c'era. Comunque, chi vuole morire, chi si sente inutile in questo gioco, può lanciarsi da qui. Vedete, ragazzi, un bel salto per spezzarvi le gambe. Minchia, ragazzi, ma ve lo immaginate un salto del genere? Ah, ovviamente il mio amico ha fatto il buco proprio per non morire con quel salto. Comunque sia, vediamo qui. Allora, qui ho fatto sempre il cestino della spazzatura, come potete vedere. Perfetto. Qui c'è il mio porticciolo per venire. Bella la nave. Bella, va bene. C'è il mio porticciolo per venire a trovarmi. Ah, rivediamo la casetta. Qui non è cambiato un cazzo, qui non è cambiato niente. Come potete vedere, c'è sempre la solita storia. Forse non vi avevo fatto vedere l'armatura. Comunque, vi faccio rivedere la mia armatura che sto indossando anche ora. Diciamo che più o meno sono le stesse. Allora, solitamente la trovate a questa potenza: protezione 4, respirazione 3, affinità 1. Io vi consiglierei sempre di fare la protezione 4. Tutta l'armatura, tutta quanta deve essere a protezione 4. Infatti, io ho corsetto con protezione 4, spine 2, protezione 4 con i gambali e protezione 4 anche con gli stivali. E la spada, non ne parliamo, ragazzi: ho percossa 4, atterramento 2, saccheggio 3, aspetto di fuoco 3. Aspetto di fuoco 2, non 3. Comunque sia, una volta sola mi è capitato di beccare la percossa 5, che veramente è una cosa assurda, spacca il culo a tutti, ragazzi. È veramente assurda, è proprio una bomba. Qui c'è la prima stanza, come avete sempre visto. Qui c'è la seconda stanza, come sempre avete visto. Mi sa che questo non l'avete visto invece perché è nuovo. C'è la prima salitina, un'altra stanza con una bella visione sull'oceano, su oceano o mare, che cazzo è il lago, non si sa. Poi, ovviamente, abbiamo un'altra stanza che questa invece è interna, con aspetto molto tipico del salottino, comunque sia dell'ingresso della mia casa. Sta cazzo di cosa ci fa? Boh. E questa è molto grande, molto bellina, molto spaziosa. E poi, ragazzi, ovviamente, per ultimo, anzi, sono ancora, diciamo, in fase di produzione, in fase beta. Qui c'è una scala lunghissima che vi porta in una grotta. Alla fine la grotta vi porta, non lo so, nei meandri di non so che cosa. Ah, ecco, cioè, dove potete trovare diamante, ferro, acqua, limoni. No, scherzando. Dove potete trovare di tutto, diamanti, lapislazzuli, minchiate varie. Cioè, i diamanti, eccoli qui, ragazzi, un po' di diamanti, guardate qui. Ovviamente io mi faccio un bagno arrosto per rinfuocarmi un po'. Risaliamo su e vi faccio vedere ovviamente le strutture che ho fatto sopra. Perché sono veramente una cosa fighissima. Io ci ho messo un po' di tempo, però mi sono abbastanza divertito. Allora, bello, capitiamo nell'oceano. Allora, questa è la prima struttura. Come potete vedere, è una specie di orto. Nel primo piano, allora, per salire abbiamo le scalinate qui a sequenza: una a sinistra, una a destra, una a sinistra, una a destra. Allora, qui abbiamo i meloni, ragazzi. Qui abbiamo il grano, ovviamente. Qui abbiamo le patate. Qui abbiamo le karoti. E qui abbiamo, ovviamente, le zucche. E qui abbiamo sto cazzo. E poi, ovviamente, ragazzi, per finire, siccome io sono un combattente, mi piace combattere su Minecraft, mi piace molto creare armature per combattere, ho creato la mia arena. Dite, ragazzi, è qualcosa di intimo, privato, molto privato. Vedete che l'arena è abbastanza piccolina e molto carina, a mio parere. È impossibile fuggire da questo mondo, come potete vedere. Voi entrate qui senza niente, vi conviene entrare senza niente quando magari volete sfidare qualcuno. Entrate. L'arena si chiude e poi non potete più tornare indietro perché ovviamente non ho messo i tasti a pressione o comunque sia le piastre a pressione. Non si può uscire da qui. E
Come sapete, se uno vuole provare a scappare, non può scappare perché c'è il rinforzo sotto di, non so se la vedete, questa pietra dovrebbe essere, se non sbaglio, la bedrock, cioè la pietra, sì, substrato roccioso, cioè la pietra che non può essere distrutta. Infatti la trovate alla fine, giù nel mondo, comunque sia lo strato finale del mondo. Non è come su PC che se la distruggete cadete nel vuoto e morite. Qui è indistruttibile, infatti morirete, cioè dovete morire per forza nel combattimento. E secondo me questa cosa è molto figa, almeno a me piace molto come arena. Ditemi la vostra se vi piace o meno. E ragazzi, questo è finito, alla fine, cioè ho finito, alla fine ho fatto un bel po' di roba qui. Ovviamente ingrandirò ulteriormente la casa. Non so cosa potrei fare di altre strutture. Ditemelo voi magari se avete qualche idea. Io le faccio volentieri, tanto mi diverte abbastanza, lo sapete. Mi diverte molto a creare in questo gioco. Perché Minecraft non finisce mai di stupirti, diciamo, alla fine. Però ci vogliono anche gli aggiornamenti che mandino magari un pochettino avanti, magari, non lo so, nuovi oggetti, nuove armi. Anche a me piacerebbe troppo, ragazzi, vedere un'arma in smeraldo, in pietra rossa, sarebbe troppo figo cambiare anche queste cose. Questo è il progetto di mio fratello, chi lo conosce, Mate84C. Qui sta facendo una casa ovviamente che non deve destare sospetto con diamanti, ore, eccetera. Vabbè, e niente ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Scusatemi se non faccio un video di Call of Duty, so che è uscita da poco una nuova texture, non texture, nuovi pacchetti con delle mimetiche aggiuntive che sicuramente io non comprerò perché mi sono rotto i coglioni di Call of Duty Ghost. Aspettiamo questo Advanced Warfare, anche se sinceramente ne ho le palle piene di Call of Duty. Però ragazzi, sapete, chi è legato alla saga di Call of Duty lo è legato per sempre. Ho bisogno di comprarlo perché? Perché ho bisogno di cercare di trovare un rimedio a queste cagate che stanno facendo. Ad esempio, Ghost è stato un flop totale, come vi ho sempre detto. E spero che con Advanced Warfare si possano rialzare. Poi ovviamente aspettiamo il titolo, mi sa, nel 2000 e 15, novembre 2015, quello che cazzo sarà, della Treyarch, che veramente mi auguro che sia una cosa epocale, con modalità zombie ultra figa e nuovi personaggi ovviamente. Quindi ragazzi, da cura notte è tutto, ci vediamo alla prossima, bella raga!